Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, un'altra aggressione in centro ad Arezzo, un altro episodio di violenza tra giovanissimi a rimanere ferito. Sarebbe stato un giovane appena maggiorenne che avrebbe ricevuto un fendente da un'arma da taglio, un coltello ad un braccio. Si è verificato ieri alle 17 in via Garibaldi. Sul caso sta indagando la polizia municipale. Il parapiglia tra giovani era appunto stato notato, poi sono stati chiamati i soccorsi, ma all'arrivo delle forze dell'ordine sul posto c'era rimasto soltanto il ragazzo ferito, poi portato al pronto soccorso per le cure del caso. E un'altra baruffa è successa invece a Quarata, in un esercizio pubblico c'è stata tanta paura e alla fine una denuncia. I lampeggianti della polizia, carabinieri e municipale hanno illuminato a giorno la frazione di Quarata, un violento diverbio culminato con minacce con coltello e un ferimento. È successo sabato sera ad accendere gli animi di due frequentatori del locale un sorpasso poco gradito lungo la Sette Ponti. Ad un certo punto uno ha tirato fuori un coltello minacciando l'altro. Nella colluttazione, alla quale ha preso parte anche un'altra persona, l'aggressore è rimasto ferito al collo da un bicchiere di vetro scagliatogli contro. Nonostante questo, l'uomo, un quarantenne della zona, ha continuato a dare inescandescenze anche all'arrivo delle forze dell'ordine. Un intervento complicato, visto che l'uomo, in preda all'ira, rifiutava di farsi avvicinare ed urlava. Il tutto è durato circa un'ora. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Alla fine il quarantenne è stato denunciato, dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo d'armi. Investe un 38enne e non presta soccorso, poi si costituisce. L'incidente è avvenuto ieri alle 18 lungo la strada statale 73 alle Pietre. L'uomo è indagato dalla polizia municipale per omissione di soccorso con fuga. Gli è stata ritirata la patente. Si tratta di un 80enne che poi si è presentato spontaneamente intorno alle 22 alla caserma dei carabinieri. Il 38enne investito di origini straniere se la caverà con 30 giorni di prognosi. Blackout e tanti disagi questa mattina a Castiglion Fiorentino. Intorno alle 10.50 una ditta che lavorava sulla sede stradale non per conto di e-distribuzione ha tracciato un cavo interrato della linea elettrica di media tensione denominata appunto Castiglione, che fornisce elettricità nella zona compresa tra via della Misericordia, via dei Berordi, via Umbro Casentinese, via Cavour, via Billi e via Piave. Tanti appunto i cittadini che hanno subito disagi, ma anche tante attività. Il fatto ovviamente ha provocato un importante disservizio. I tecnici di e-distribuzione sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal centro operativo, hanno effettuato delle manovre manuali sul posto e grazie ad un bypass sono riusciti a circoscrivere l'area appunto fuori servizio. Poi le squadre operative dell'azienda hanno individuato le operazioni di riparazione e tutto insomma è tornato, diciamo così, alla normalità. Perlomeno sono state di nuovo alimentate le prime utenze intorno alle 14. Un mese di rivoluzione della circolazione stradale aretina chiude il vecchio sottopasso Baldaccio e apre quello nuovo. Da oggi dunque, per raggiungere la zona Pescaiola o viale Cittadini, gli aretini potranno passare dal nuovo tunnel. Vediamo. Gli aretini possono cominciare a prendere confidenza con il nuovo tunnel di via Baldaccio, un'opera destinata a rivoluzionare la circolazione cittadina. Il nuovo sottopasso collegherà infatti l'intera zona con viale Cittadini e Pescaiola. Si tratta della fase 1 dei lavori che dovrebbero portare nel giro di alcune settimane all'apertura del secondo tunnel tra via Baldaccio d'Anghiari, via Alessandro Dal Borro e viale Cittadini. Con l'apertura al transito del nuovo tunnel sono anche iniziati gli interventi finali nel vecchio tunnel con la contestuale chiusura. Dunque fino a mercoledì 31 gennaio auto, bici e pedoni saranno deviati all'interno del cantiere del nuovo tunnel con obbligo di limite di velocità a 30 km orari e con la sola svolta a destra consentita. Soluzione pensata per permettere la realizzazione di una rampa provvisoria che verrà utilizzata dalle 18 del 31 gennaio sino a giovedì 29 febbraio dalle auto e dai mezzi sotto 35 quintali per svoltare anche a sinistra. Questo significa che né mezzi pesanti né autobus potranno percorrere la rampa perché è eccessivamente ripida. Non ci saranno comunque fermate soppresse, i mezzi di autolinee toscane cambieranno percorso. Dal 29 febbraio fino a venerdì 12 aprile poi entrambi i tunnel saranno percorribili con queste modalità.
Chi è diretto verso via Cittadini userà il vecchio sottopasso per svoltare a sinistra, chi è diretto invece in via Alessandro Dal Borro userà il nuovo per andare a destra. Le fasi lavorative dei prossimi mesi si articoleranno in tre momenti, dopodiché si aprirà definitivamente la cosiddetta doppia canna. Una petizione online, una richiesta di incontro pubblico che ci sarà il prossimo giovedì, è già stato calendarizzato nell'agenda del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Il tema è quello del regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia del comune di Arezzo, che come sapete è in fase di cambiamento e che approderà in consiglio comunale di nuovo il prossimo venerdì. Il giorno precedente appunto il vice sindaco di Arezzo incontrerà una famiglia che ne ha, appunto, ha fatto proprio richiesta di un confronto diretto. In questi giorni è partita anche una petizione online sulla piattaforma change.org lanciata da Matteo Bracciali, che ha già quasi 500 adesioni. E adesso dovremmo essere in collegamento con Salvatore Faris del Movimento Riscatto Agricolo. Domani in due uscite della A1 in Toscana ci sarà questo presidio appunto degli agricoltori che arriveranno proprio con i loro trattori, con i loro mezzi agricoli. Per quello che riguarda il territorio toscano, dove sarete, Faris? Sì, iniziamo domani su più punti in Toscana, ci farà al casello dell'A1 di Abbadignana e a Navacchio, a Pisa. Purtroppo le nuove normative europee vanno a colpire fortemente tutta l'agricoltura italiana. Infatti noi stiamo dicendo, cioè non è una manifestazione contro il governo, anche perché questo governo nuovo comunque c'è da poco tempo. Le responsabilità grandi sono delle associazioni di categoria, dei governi nel tempo passato e della comunità europea, che comunque anno dopo anno sta incrementando degli obblighi verso la nostra agricoltura che sono molto sfavorevoli per il nostro settore. Ecco, quali sono allora questi obblighi, diciamo, dell'Europa che per voi sono penalizzanti? Tutto ciò che riguarda il Green Deal comunque è un danneggiamento molto forte per l'agricoltura italiana, perché con la scusa del Green, di queste nuove normative, si sta andando a colpire dei fattori che limitano la produzione italiana mentre favoriscono la produzione estera. Ora per esempio, non voglio fare politica, però se si va a guardare che si offre soldi per non coltivare in Italia, perché Bill Gates ha comprato oltre 120 milioni di ettari in tutto il mondo? Bisognerebbe fare una riflessione e capire queste politiche, come mai stanno andando su questo senso. Tra questi c'è anche l'ipotesi dell'acquisto addirittura di trattori elettrici, giusto? No, il trattore elettrico credo sia impossibile farlo. Vedendo, cioè sapendo come è costituita la macchina agricola, comunque un trattore, a parte non abbiamo la possibilità di fermarci e caricarlo ogni 4-5 ore, perché abbiamo bisogno comunque di una macchina che ci permette di lavorare anche 12, 14, 16 ore consecutivo. E secondo noi, allora, anche il discorso dell'elettrico, in Italia non ci avremmo problemi. In altre parti del mondo dove fa molto freddo, per esempio in Canada, se ci fossero stati ora i trattori elettrici erano tutti fermi, basta guardare le auto, nei paesi dove si arriva a temperature a meno 20, meno 30, si sono bloccate tutte perché sono saltate le batterie, figuriamoci se succedesse anche per i mezzi di lavoro in quel modo. Ora ripeto, in Italia non abbiamo quel problema lì, avremo il problema di gestire poi tutta la parte per quanto riguarda poi la ricarica del trattore e le varie componentistiche anche del trattore. Allora, 5 giorni di blocco, forse potrebbero essere anche di più. Voi vi aspettate un incontro presso il Ministero dell'Agricoltura che poi possa produrre un documento. A livello nazionale siamo tutti quasi su caselli autostradali, quindi sicuramente ci saranno dei rallentamenti, se non dei blocchi, proprio su caselli. Quindi momentaneamente dove ci saranno presidi, caselli, ci può stare a trovarli anche chiusi, non si può entrare né uscire. Comunque staremo attenti ai mezzi di soccorso per gli anziani, disabili, insomma, di non creare disagio a queste categorie qui. E poi dobbiamo portare il consumatore dalla nostra parte, perché va fatta anche la riflessione. Ad oggi un chilo di grano a noi ci viene pagato 25 centesimi. Sì. Un chilo di grano. Sì. Un chilo di pane sappiamo quanto costa i panifici. Che ci sia tutto questo margine di guadagno sopra, perché? Perché c'è la burocrazia, tutti i vari passaggi che ha un costo, e poi c'è le spolazioni sopra da parte dei grandi trasformatori. Anche il grano, se andiamo a guardare una quotazione a Bologna, costa più il grano canadese che il nostro italiano. Una quotazione a livello però nazionale italiano, quindi
non ha senso, perché bisogna incentivare il grano estero invece di quello italiano? Ringraziamo allora Salvatore Faris del Movimento Riscatto Agricolo, seguiremo ovviamente questa protesta domani con le nostre telecamere. Eletta ad Arezzo la nuova giunta della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, dopo la conferma di Massimo Guasconi alla presidenza lo scorso 10 gennaio, il Consiglio Camerale questo pomeriggio ha proceduto alla nomina della giunta che affiancherà il presidente per i prossimi 5 anni. I nuovi membri sono Fabrizio Bernini per l'industria, Francesco Butali per il commercio, Lidia Castellucci per l'agricoltura, Graziano Costantini per il turismo, Fabrizio Landi per l'industria, Roberto Menchetti per i servizi alle imprese e Ferrer Vannetti per il mondo dell'artigianato. Oggi una campanella speciale all'Istituto Professionale Marconi, si torna appunto nella sede chiusa dallo scorso settembre. Oggi per noi è come un secondo primo giorno, in particolare per le classi prime. Per questo abbiamo organizzato per loro, insieme alle studentesse e agli studenti tutori e ai docenti referenti, attività di accoglienza con una visita della sede. Una nuova prima campanella per gli studenti del professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, che adesso finalmente sono potuti tornare in classe nella loro sede. Ci sarà da migliorare un po' l'estetica, però siamo fiduciosi, ecco. La provincia ha fatto il suo lavoro, nonostante la lunga attesa, ma siamo fiduciosi. Lo scorso settembre, a poche ore dall'inizio dell'anno scolastico, il crollo del soffitto e del controsoffitto. Le classi erano state così spostate al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi, al convento dell'ex suore Stimmattine di San Giovanni e nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo Albani. La provincia di Arezzo ha poi certificato la sicurezza di quasi tutti gli ambienti, cioè quelli interessati dai lavori di installazione delle reti sui soffitti, e così il rientro nel plesso di via Trieste con i laboratori finalmente fruibili. Oggi il rientro ci permette la ripresa a pieno regime di tutte le attività specifiche del percorso professionale, quelle legate in particolare alla disponibilità dei laboratori. Da oggi i ragazzi riprendono a pieno ritmo l'utilizzo dei laboratori, mi riferisco in particolare, come ben vedete, al laboratorio di pannellistica per il triennio della manutenzione elettrica e elettronica e all'utilizzo dei torni per la meccanica Made in Italy. Per loro è importante lavorare con le mani, perché questa scuola è la scuola del fare, quindi è la scuola dove davvero si riesce a costruire dei dispositivi. Restano fuori per ora soltanto gli studenti dell'indirizzo moda che continueranno a fare lezioni a Montevarchi. Potrebbero tornare in sede dal prossimo settembre anche grazie ai fondi stanziati dalla Regione, oltre 477.000 euro per la messa in sicurezza di alcuni locali e per il miglioramento sismico di un blocco dell'istituto. E adesso apriamo una lunga pagina dedicata ai carnevali che nella domenica 28 gennaio hanno preso il via davvero in tutti gli angoli del territorio aretino. Iniziamo da quello di Foiano. Un mese di sfilate, di divertimento, di eventi collaterali e poi conosceremo il vincitore dei 4 carri, 4 giganti di cartapesta qui al Carnevale di Foiano della Chiana che iniziano i loro corsi mascherati. Una volta si veniva solo per i carri, adesso sono tantissime le cose, ovviamente rimangono i carri la principale attrattiva, ma adesso i bambini hanno uno spazio riservato, i grandi possono mangiare benissimo allo street food, manifestazioni street band e oggi la ciliegina sulla torta è qui accanto a me Alessandro Paci. Il Carnevale di Foiano della Chiana, come ha detto il nostro presidente della regione, è il più importante carnevale della Toscana, diciamo, no? Quindi Viareggio? Secondo. La 485esima edizione del carnevale più antico d'Italia andrà avanti fino al 25 febbraio. Quest'anno anche la mostra Verso l'UNESCO che racconta la candidatura della cartapesta. Una sala in cui viene esposta una serie di fotografie di carnevali che come noi stanno richiedendo l'iscrizione all'UNESCO e quindi anche quella è una mostra assolutamente da vedere. Il primo a mostrarsi ai tanti visitatori è stato il carro dei rustici con terapia d'urto, l'allegoria degli intellettuali del tempo che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Poi in ottamboli e non si arresta un'ora, l'allegoria del presente vissuto con i fantasmi del passato e le paure per il futuro. Bombolo ha portato metamorfosi oltre la forma con l'espressione attraverso l'arte dei soggetti immateriali.
Il cantiere Azzurri ha presentato autoritratto con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray. Maschere in stile veneziano invece per l'edizione del Carnevale dei Figli di Bocco, che peraltro avrà soltanto due uscite, quella appunto di domenica 28 febbraio appena trascorso e poi il prossimo 4 di febbraio, ma c'è la possibilità di concorrere ad un bellissimo concorso fotografico. Ciao! Al posto di carri allegorici, tante maschere barocche interamente realizzate a mano per le vie e le piazze di Castellonfibocchi. È così tornato il Carnevale dei Figli di Bocco, la storica manifestazione stile veneziano nel Borgo Aretino, quest'anno dedicata al maestro Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario dalla morte. Uno spettacolo unico di meravigliosi costumi e volti celati dietro alle preziose maschere di cartapesta. La prima uscita è stata baciata dal sole con visitatori arrivati a Castellonfibocchi da tutti gli angoli della provincia e non solo. 200 figuranti in maschera accompagnati da musica dal vivo, spettacoli di acrobati, clown, giocolieri e prestigiatori. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Prima uscita domenica 4 febbraio, quando sarà assegnato il premio per la maschera regina, si terrà lo spettacolo degli sbandieratori di Arezzo e una grande spaghettata finale. Torna infine anche quest'anno il concorso fotografico dedicato a Piero Franchini dal titolo Carnevale incantato, maschere e melodie nel castello di Rebocco. Ed infine chiudiamo con i carnevali di Arezzo, della città, il centro città, ovvero il Carnevale dell'Orciolaia al Parco Ducci, e poi invece andiamo anche in periferia a Rigutino. Carri, trenini ed ovviamente maschere. Anche ad Arezzo è tornato il Carnevale. Due gli storici appuntamenti nel comune, quello con il Carnevale aretino dell'Orciolaia e quello con il Carnevale di Rigutino. Al Parco Ducci in zona Montefalco è tornato, dopo il successo delle ultime edizioni, il Carnevale dell'Orciolaia col suo format di spettacoli, musiche e trenini ed ancora i personaggi preferiti dai più piccini e l'immancabile musica del trio Beppe, Marco e Roby. I bambini di Arezzo ancora si divertono al Carnevale dell'Orciolaia con tutti questi trenini e tutte le attrazioni che sono state, da Frozen a Trampolieri, quindi vanno nei trenini e poi vanno a vedere gli spettacoli. I ragazzi sono veramente tanti, fa piacere, penso che siano divertiti e li aspetto domenica prossima per la seconda giornata. Già seconda uscita invece per lo storico Carnevale dei Bambini di Rigutino, una tradizione che va avanti ormai da mezzo secolo. Oltre 50 anni c'è questo carnevale e quindi poi i bambini si divertono come vogliono, possono salire nei carri, fare quello che vogliono, in tutta libertà. C'è un bel percorso controllato dal personale, quindi è un bel circuito, ecco. Per noi è un grande sforzo e tutto, ma siamo riusciti a fare un gruppo di circa 40 persone più che ci danno una mano e tutto, e siamo soddisfatti. Oggi abbiamo il gruppo della banda di Castiglione Fiorentino e domenica prossima non avremo intrattenimento, ma faremo un concorso a livello di maschere con tema Barbie e Super Mario. E l'ultima domenica avremo una ragazza che viene da Firenze sui trampoli e farà vari spettacoli nell'arco della giornata. Volevo fare un ringraziamento quest'anno ai ragazzi del Sangria Party di Albergo, che sono venuti per provare questa nuova cosa sulle ciacce fritte, e collaborando con noi speriamo che sia una cosa che magari in futuro può andare. Il cinema italiano piange Sandra Milo, scomparsa oggi all'età di 90 anni, musa ispiratrice di Federico Fellini, Sandrocchia, come l'aveva soprannominata appunto il grande regista, amore della sua vita, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.
Gli aretini l'hanno vista per l'ultima volta nel 2013, madrina di Icastica. E siamo allo sport, l'Arezzo perde con l'ultima in classifica, torna da Olbia appunto con una sconfitta per un gol a zero. Non riusciamo a fare il salto, speravo che se a Pescara oggi facessimo noi salto qualità andassimo di là, evidentemente per ora non ce la facciamo e bisogna accontentarci, anche se faccio fatica, ma bisogna accontentarci. Evidentemente siamo questi, la classifica è questa, perché dopo 19 partite dobbiamo 23, dopo 23 partite naturalmente la tua classifica è questa. Per Mario oggi specialmente, cioè una partita in cui la squadra avversaria è stata facile di crearti e subire gol, non farne nemmeno uno te, evidentemente siamo qui. È andata male anche per l'Arezzo calcio femminile, le ragazze Amaranto sono state sconfitte dal Bologna. Cade in casa l'Arezzo calcio femminile con il Bologna. Sconfitte le ragazze Amaranto al Città di Arezzo dal Bologna per 2-0 con le reti decisive nella ripresa di Crastin e Gelmetti. Alla fine la partita era equilibrata, noi lo sapevamo che sarebbe stata una partita così. Sono state più brave di noi a concretizzare, hanno avuto probabilmente in determinate occasioni più fame, più voglia e hanno fatto 2 gol, noi ne abbiamo fatti 0, nonostante comunque le occasioni siano state più o meno alla pari, forse ne abbiamo avute anche di più noi. Alla fine quando hai tanta voglia di concretizzare rischi di essere magari un pochino confusionario, ma questo penso che ci stia, penso che sia normale e avevamo tanta voglia di fare gol perché era obiettivo nostro oggi portare a casa 3 punti, non ci siamo riuscite, va bene, si può anche sbagliare e loro nei contropiedi sono state molto, come si dice, ci hanno beccato in contropiede e hanno concretizzato. Bene invece per i colori Amaranto del basket, una vittoria finalmente per l'Amen BC Servizi. Vittoria casalinga per l'Amen BC Servizi Arezzo che piega il Trecolli Serravalle tornando a sorridere dopo 2 stop consecutivi. Questa è una partita che valeva doppio perché in caso di play-out ci portavamo i punti dietro di questa vittoria. E comunque loro sono dietro di noi in classifica e volevamo tenerceli e il motivo principale è che comunque ancora abbiamo una possibilità di uscire dalla zona play-out, naturalmente vincendo delle partite stasera compresa, quindi sono stati bravi ragazzi. Tanta tensione nella prima parte di gara con entrambe le formazioni che litigano con il canestro. L'Amen BC Servizi mette a referto solo 2 punti nei primi 5 minuti. Con pazienza la SBA recupera lo svantaggio riportandosi sotto a fine primo quarto sul 9-11. Nel secondo parziale gli Amaranto provano a cambiare il ritmo della partita. L'Amen BC Servizi passa a condurre portandosi sul 21-13. Arezzo spreca qualche pallone di troppo e Serravalle ha il merito di coinvolgere Taverna che fa tornare sotto i suoi. All'intervallo il punteggio vede la SBA in vantaggio con il minimo scarto. Nella ripresa Semprini segna 2 canestri consecutivi, poi Toia prende per mano la squadra trascinandola in attacco sia con le conclusioni personali che innescano i compagni. Il resto lo compie la difesa Amaranto che tiene a 6 realizzati in 10 minuti gli avversari che al 30° scivolano dietro 48-31. Nell'ultimo tempo l'Amen BC Servizi gestisce il vantaggio con Pelucchini che segna 2 piazzati che tengono Serravalle a debita distanza. Il tempo che scorre veloce è amico della SBA che riesce a portare in porto il risultato con il punteggio finale di 61-44 con una prestazione difensiva di livello che permette al quintetto aretino di prendersi 2 punti che tengono aperte le possibilità per i ragazzi di Coach Evangelisti di acconciare Spezzi e Legnaia 3 giornate dalla fine. Ci abbiamo la possibilità e finché ci sarà la possibilità daremo il 110%, sicuramente ci saranno trasferte difficili, soprattutto perché noi in trasferta facciamo molta più fatica, ma ancora siamo attaccati a quella piccolissima luce che ci è rimasto e ci proveremo. Domenica prossima la trasferta in casa del Basketball Club Lucca per provare l'impresa di ottenere una vittoria in trasferta che manca dalla prima giornata. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.
Thank you.